Bentornati sul canale di Alessia Lux, un video spacchettamento un pochino diverso questa volta, perché andremo a spacchettare tutte cose tecnologiche di Amazon. Cose che secondo me sono utilissime nel quotidiano e in più alcune cose soprattutto utili per gli youtuber, diciamo un po' più per chi fa video su YouTube, però alcune cose veramente tipo questa secondo me è utile un po' per tutti. Infatti il titolo è principalmente su questo perché è un mouse silenziosissimo. Io odio i mouse che fanno rumore. In più, in questo periodo che sono in quarantena, diciamo, siccome non riuscivo molto a dormire per il problema del Covid, che mi dava un po' di problemi di pressione bassa la notte, di battiti troppo bassi e di sensazione di non respirare, non riuscivo a dormire molto bene la notte e quindi tendevo un po' a giocare col computer con dei giochi su Steam e il mouse che faceva rumore dava un po' fastidio anche agli altri abitanti della casa. Quindi andiamo subito a vedere infatti questo mouse, poi vi farò vedere una torretta super accessoriata e altre cose utilissime secondo me nel quotidiano. Se questo tipo di video ti piace mettimi un like e se ti va iscriviti anche al canale. Andiamo ad aprire quindi subito questo, l'avevo già semi aperto per vederlo un attimo, anche perché mi sono accorta, perché io ho fatto questo acquisto tramite un altro video qui su YouTube, e se riesco vi metto il link di una ragazza che faceva vedere questo mouse appunto, però faceva vedere chiaramente che qui c'erano dei LED per la ricarica, perché questo mouse è un altro vantaggio, è che è ricaricabile e non è a batterie classiche come tanti altri mouse, insomma, che hanno appunto le batterie che poi devi cambiare e ad inquinamento. Invece questo lo metti da ricaricare e stiamo a posto. Questo è come si presenta il mouse. Io non entrerò molto nel dettaglio perché non sono un'esperta di tecnologia, ma è un mouse, insomma, abbastanza normale. Non è quelli da gaming, certo, ma è un mouse che ci portiamo dietro molto comodamente perché è molto slim, in una borsa, magari per il portatile, e completamente senza fili e si ricarica da questa posizione qua. L'ho provato anche a ricaricare dalla torretta, appunto, questa qui, e si carica tranquillamente. Lo inserite e rimane a caricarsi. Poi vi parlo della torretta. Sentite qua. Zero. Forse sentite più la ventola del mio computer che questo. Il mouse, vi ho detto, c'ha il tasto on e off, così se sapete che non lo dovete utilizzare per un po' di tempo, lo mettete su off e smette di scaricarsi, altrimenti va in stand-by dopo un pochino che non lo utilizzate. E qui c'è la sua USB che attaccate direttamente all'USB di qualsiasi PC e in plug and play parte senza nessun tipo di installazione. Questo è comodo perché quando appunto lo dovete portare magari in una borsa per il portatile, sapete dove mettere il cosino qui, ma la cosa appunto sconvolgente, sentite, non fa nessun tipo di rumore. Io vi ho detto, sono impazzita con il mouse a casa la notte, sono veramente impazzita. Vi faccio sentire il mouse che avevo prima. Odioso è dire poco. Poi questi li lasciamo per dopo, questo è il regalo di Natale di mio marito praticamente. È un altro cavetto, secondo me, molto utile. Questo è arrivato dall'America, si presenta in questo modo, era nella scatola classica di Amazon. È un cavetto multipresa perché io odio questi cavetti, tutti questi cavetti, non ce la faccio più. E, oltretutto è in corda questa parte qui, quindi si dovrebbe rovinare di meno in confronto agli altri. E ha tutti questi attacchi, di cui due per l'iPhone, perché io avendo sia l'iWatch, avendo l'iPhone, avendo gli AirPods, trovo un sacco di difficoltà ogni volta per caricare. Oltretutto, la basetta, quella per ricaricare l'iWatch, è suo, quindi non c'è altro modo per ricaricare l'iWatch se non con il suo diciamo ricaricatore, che costa tantissimo. E invece in questo cavetto trovate questa piastrina, che appunto per quello che ci sono due prese, che mettete qui e mettete a ricaricare l'iWatch. Adesso logicamente non è attaccata la corrente, pure io so furba. Ah, questa è una gaffa bellissima, questa la tengo, lo tengo così perché è stata troppo divertente, bellissima, aspettavo che si ricaricasse. Va bene, lasciamo stare.
Quindi la trovo una cosa molto molto comoda, perché mi sono stufata di avere 50.000 cose qui prese con 1.000 spinotti per ricaricare questo mondo e quell'altro. Invece con un unico cavetto vi trovate due dell'iPhone. Uno questo qui nuovo, Type-C si dovrebbe chiamare, e questo è quello vecchio che io praticamente mi si sono rotti praticamente tutti quelli che avevo mi si sono rotti, quindi secondo me questo è un cavetto non utile, ma di più, soprattutto per chi ha Apple e tanti dispositivi Apple. E qui siamo già a due cose tecnologiche. Vi faccio vedere appunto questa torretta, così la levo da qui. Qui abbiamo un caricatore. Poi metto tutti i link sotto, logicamente, di Amazon. Abbiamo caricatore qui, iPhone. Caricatore qui, quello che si appoggia. Ok, ci potete mettere qualsiasi dispositivo che ha appunto la ricarica, quella dove si appoggia. Se mi ricordo come si chiama, lo scrivo qua. Qui appunto potete mettere il dischetto, quello della, con il cavetto per l'iWatch. Però dovete far passare il cavetto qui dentro e farlo uscire qua dietro. Quindi non è che vi danno in più un altro caricatore per l'iWatch, no, ci dovete mettere il cavetto, quello dell'iWatch originale. Qui ci sono tre ricariche rotanti molto simpatiche, e ci potete mettere sia i telefonini, che qui ci metto gli AirPods, c'entra benissimo anche tutto il cofanetto degli AirPods, e i telefoni, li mettete e poi si appoggiano leggermente, vedete qui è un po' inclinato questa parte, li fate appoggiare in modo che non stanno, diciamo, che non flettono verso l'esterno, perché vedete ha un po' di gioco, questa torretta è fantastica e ha il suo spinotto con la spina. Non sono molto tecnologica, io ve le sto facendo vedere perché secondo me sono cose molto molto utili. E poi questo è arrivato proprio adesso in questo momento, lo vado a scartare subito ed è dovrebbe essere, secondo mio marito che è lui il tecnologico di casa, un power banking comodissimo, perché io appunto avendo il telefono si scarica molto velocemente, non so se anche voi, ma ormai penso che quasi tutti i telefoni, non c'è, ditemi se c'è un telefono che si scarica lentamente, perché io boh, non lo so, guardate, è una cosa impossibile. E questo power banking dovrebbe essere abbastanza piccolino, un po' pesantino, diciamo, lo aspettavo un po' più leggerino, ha due porte, anche in e out in. Questa è la marca. Questi sono due cavetti in dotazione, quindi tutte e due. No, scusate, uno è USB e cavetto normale e uno è doppia presa Lightning. No, questa come si chiama? Type-C. Va bene. Chi è più tecnologico di me capirà come si utilizza. Dovrò utilizzare per forza o questo che vi ho fatto vedere prima, appunto. Ah, questo in più vi volevo dire una cosa, perché io l'avevo trovato uno anche in un negozio, insomma, un negozio normale di tecnologia, ma non era per scarico dati. Invece questo è, oltretutto, che ha tutti questi attacchi, è anche scarico dati. Questa è una cosa fondamentale, oltre alla piastrina dell'iWatch. Quindi qui o vado a utilizzare quello per ricaricare, o ce n'ho un altro piccolino, sempre per ricaricare l'iPhone. Poi vi faccio vedere. Quello più costoso lo lasciamo per ultimo. Vi faccio vedere, mi sono fatta regalare. Cioè, mi sono fatta regalare. Avevo detto, chissà se quel cavalletto è comodo per la mia scrivania per farvi video a voi qui su YouTube. E avevo, diciamo, fatto vedere a mio marito questo cavalletto e di corsa me l'ha comprato per Natale. Quindi, questo è il regalo di Natale. Lo andiamo ad aprire. Allora, come funziona? Questo si attacca alla scrivania. Oddio, la mia nuova. Oh mamma, oddio, è durissimo. Meno male, perché la mia paura era che era molliccio. Mamma mia, come faccio a farvelo vedere? Mamma mia, è durissimo. Bene, si svita in questo modo. Lo agganciate appunto al piano. E quando lo agganciate, poi richiudete. E lui, come pressa, vedete, mi sta stritolando il dito. L'altezza, la lunghezza, scusate, totale. Allora, l'ho misurato più o meno, stendendolo insomma non tantissimo bene, dovrebbe essere 60 centimetri. Comunque poi vedo le caratteristiche. Vedete, queste sono le modalità in cui lo potete mettere. Qui abbiamo il suo attacco classico a pallina, quindi mettete questo dentro. No, ce n'è uno in più. Ah, che carini, me ne hanno mandato uno in più. Carini, sarà in dotazione. Meglio, perché si rompono tanto sempre solo quelli. Io già ce n'ho uno fatto in questo modo, infatti mi si è rotta questa rotellina qua, quindi è comodissimo che ce ne sia una seconda. E niente, mettete il vostro telefono all'interno, non il tablet,
Non va bene questo attacco per il tablet, si snoda completamente e vedrete nei prossimi video se è più comoda l'inquadratura oppure no, perché io ho questo qui che mi vedete utilizzare in questo momento, che non vedete ma che avete visto già spacchettare nel video di Primark, perché comunque Primark ha il reparto tecnologia e il cavalletto era molto molto carino. Visto che c'ero, vi faccio vedere la differenza. Questo è quello di Primark, quindi ha la molla e ha la sua staffa. Una è diciamo, il portatore del telefono, che è in questo modo, che vedete ha lo stesso attacco, quindi io potrei anche staccare questo e attaccarlo di là tranquillamente. Ha una piccola lampadina, che è questa qui a luce diffusa, ma è piccolissima. Invece questo è molto molto più lungo. Questo è più facile insomma da spostare, anche se è più scomodo da tenere sul tavolo. Questo è un po' più ridotto e secondo me è molto un po' sicuro. Scusate le carte per terra, ma ho spacchettato tutta questa roba e le carte le ho buttate momentaneamente così come venivano. Il bello di questo cavalletto è che ecco, lo possiamo anche mettere dall'alto. Invece vedete questo quanto è corto, io non riesco a riprendermi così perché sto qua e come faccio a stare qui sotto? Invece questo, se riesco a farvelo vedere, dovrei riuscire anche a farvi le riprese dall'alto. Vabbè, non so se siete riusciti a capirci qualcosa. Ed eccoci qua. Questa è l'inquadratura con l'altro cavalletto. Come vedete, è più dall'alto in confronto a prima. Non so se si riesce. Prima era più laterale, proprio perché era più corto il tubolare che regge il cavalletto del telefono. Adesso è più in alto, quindi io riesco a muovere meglio le mani, a farvi vedere uno spazio più grande all'interno della mia scrivania. Poi abbiamo. Ecco, forse l'unica differenza da quello di prima è che nel momento in cui è andato a spostare un po' la telecamera, lui comincia a dondolare un po' perché giustamente ha un braccio più lungo. Ecco, non mi veniva. Poi, questo è il regalo, insomma, più sostanzioso ed è il regalo di Natale di mio marito. Ormai faccio la YouTuber da 11 anni, quindi era ora che forse avessi un microfono a condensazione, mi sembra che si definisce così. Un po' più professionale del normale. Ecco, vedete, questo è uno dei difetti, secondo me, di questo cavalletto, che nel momento in cui ci sbattete comincia a dondolare. Ecco qua. Sì, l'unica cosa che posso dire già è che appunto quando date lo start per far partire il video, un pochino inizia a dondolare il telefono, proprio qualche secondo se riuscite a essere leggeri, però insomma, dai. Ci si può stare, ho sicuramente molto più spazio per muovermi in confronto a prima. Tiro fuori tutto quello che c'è nella scatola. Stavo dicendo che dopo 11 anni di YouTube, era ora forse che mi facessi un microfono da tavolo, per farvi sentire anche un pochino meglio. E mio marito mi ha regalato questo microfono che poi servirà anche a lui perché lui è un cantante, quindi può essere utile anche a lui sicuramente. Questo è il cavetto che troviamo in dotazione all'interno. Questa è la capsula appunto dello Shure. Questo è un microfono da tavolo Shure ed è super super compatto. È utile sia per la registrazione in diretta del dispositivo, da qualsiasi dispositivo, sia la post-produzione, quindi nei montaggi video. Questo si autoinstalla, ha la sua basetta che si monta qui a vite, ma questa vite è una vite universale, quindi lo potete attaccare anche ad altri cavetti, ad altri cavalletti che hanno la vite universale. Vi faccio vedere. Nel caso in cui vi serva in uno studio una cosa, vedete, questo è un cavalletto da terra e ha la vite universale e questa vite sicuramente va bene anche per il microfono, vedete? Quindi quando diciamo acquistate delle cose professionali, quasi sempre abbiamo la vite universale in modo da poterla utilizzare con qualsiasi supporto. Questo è molto comodo perché, ecco, se magari io ho necessità di avere il cavalletto in una posizione diversa dal tavolo, perché sul tavolo magari sto utilizzando delle cose che potrebbero danneggiare, il microfono, me lo metto distante con un cavalletto. La pallina ci consente di, posizionarlo anche in posizione un po' più avanti, un po' più indietro, un po' più inclinato, insomma, e poi stringete da sotto. E c'ha due cavetti. Che carino, c'è anche il volume. Fighissimo il volume. C'è anche il tasto mute qua. Il tasto mute è molto comodo, devo dire. Ecco, per dire, quando succede che mia figlia si mette a urlare, potrei spingere il tasto mute qualche volta.
È successo purtroppo quando siamo in diretta, succedono queste cose. Mod dovrebbe essere tre modalità, che sono queste qua: musica, parlato o normale senza nessun effetto. Ecco, ci sono solo due effetti, quello per la musica e quello per la voce, però possiamo lasciarlo normale e poi in post-produzione migliorarlo con degli effetti. Scusate, la voce è un po' calante ancora, ma il Covid è ancora dentro di me. Vi metto anche un piccolo video dove appunto con l'altro cavetto in dotazione l'attacchiamo all'iPhone e l'importante è che non si accende immediatamente il microfono, ma si accende nel momento in cui utilizzate un'applicazione che registra l'audio. Qui sto utilizzando appunto l'iMovie sull'iPhone, qui era un video insomma di un po' di tempo fa, queste unghie mi sono piaciute tantissimo e appunto registro al volo l'audio con questa palletta, ci ho messo anche una cuffietta in modo che mi sento all'interno, molto comoda perché è piccola piccola. Ed ecco qua, qui facciamo una prova. Ho messo il microfono appunto sul tavolo, eccolo qua, e proviamo a sentire. Ecco, lo sposto anche nel frattempo. Ho collegato il cavetto appunto dell'iPhone perché ha il doppio cavetto e vediamo spostandolo un pochino come si sente l'audio e qual è la migliore posizione, se a destra o a sinistra. Vedete che il cavalletto, se ci sbattete, comincia a dondolare un pochino. E questa dovrebbe essere la mia nuova inquadratura. Ditemi appunto se vi piace, se l'audio avete sentito la differenza. Adesso cambio anche l'impostazione, vediamo se me lo fa fare mentre stiamo registrando. Quindi adesso io avevo messo questo effetto qua. Proviamo a cambiare in mod. Mettiamo, vabbè, musica no, non credo che può essere utile, non so come si sentirà. Possiamo mettere in modalità normale, cioè senza effetti. Provo anche a strusciare o ad avvicinarmi e provo il tasto mute. Stavo parlando con una pazza, stavo parlando con il mute attivo, quindi penso non avete sentito niente. Benissimo, questa è l'altra gaffe, sono a due, vediamo a quanto arriviamo con questo video. E, quindi mettendo mute si fanno quei leddini rossi, molto simpatico perché sapete subito se magari anche inavvertitamente avete spinto il tasto mute e state appunto facendo un video senza audio. Spero che anche questo feedback vi possa essere utile nel caso in cui state pensando appunto di comprare un microfono da tavolo, che è anche molto molto bello a livello di design, secondo me. Anche molto leggero, questo è alluminio ed è leggerissimo, veramente. Il modello del microfono è questo. Sto registrando con il microfono stesso che è qui, come potete vederlo nell'angolino a sinistra, e vi faccio vedere anche all'interno della scatola, visto che qui stiamo parlando di una cosa abbastanza professionale, insomma, il contenuto della scatola. C'è la guida in 18 miliardi di lingue e volevo insomma le caratteristiche. Io o vi metto una pagina di caratteristiche che prenderò dal sito perché io non sono appunto un tecnico di microfoni da tavolo, quindi non voglio darvi indicazioni sbagliate. È un video abbastanza semplice per persone come me che non hanno idea di queste cose, insomma. Logicamente la capsula deve essere davanti a voi e è questa la parte dove lui registra. Se la mettete così, lui non prende più la voce. Appena la girate, riprende la voce. Se lo mettete laterale, penso che sia la stessa cosa. Sto facendo delle prove. Un'altra cosa che vi voglio dire, che ho visto adesso in questo momento che ho staccato il telefono, è che nel momento in cui avete scelto un'impostazione, quindi io ho rimesso quella voce perché ho sentito che è molto migliore quando registriamo appunto la voce di un video, e nel momento in cui lo riattaccate, lo staccate, fate altre cose, lo riattaccate al telefonino, a parte che è immediato riconoscimento e neanche c'è un beep nel riconoscimento, ma lo vedete dai LED, l'impostazione rimane identica a quella che avete lasciato, quindi non dovete ogni volta reimpostare il programma voce. E niente, l'ultima prova che posso fare è appunto farvi sentire il microfono nella fase in cui sto editando il video. E questa è la funzione normale, quindi senza effetto. Adesso vi metto la funzione con l'effetto. Questa è con l'effetto voce e secondo me è molto molto più corposa, più piena, diciamo.
Torniamo all'effetto voce e niente, io spero che questo video vi sia utile come sempre in tutti i miei video, ve lo dico, perché sennò non avrebbe senso fare video su YouTube. Se siete arrivati a questo punto mettetemi un microfono, il simbolo del microfono nei commenti, così saprò che siete arrivati fino a qui. Seguitemi anche su Telegram, sono anche lì, ho un canale, si chiama Alessia Lux trattino basso, YouTube, semplice semplice, e anche lì vi linko delle cose, dei video magari passati che però sono attinente al periodo, insomma è un po' più... dinamico a livello appunto Instagram o Facebook. Comunque vi aspetto anche lì, sono sempre Alessia Lux e vi mando un bacione al prossimo video. Se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ciao!